Welcome to Miro TV and welcome to Awesome Row, ragazzi. Sono in compagnia di... ragazzi, non parla perché è stata una disfatta al sondaggio, ragazzuole. Stravinto Roma, nonostante questo, visto una grandissima risposta da parte del WWE Universo di Raw nei confronti anche del sondaggio che ho chiesto: chi preferite voi tra Revival, Enzo, Amore e Cass in questa storyline? Circa 30 persone hanno votato, incredibilmente Revival, in 10 i poveri Enzo, Amore e Big Cass, che sono stati tutti e due licenziati da te. Ormai abbiamo capito da che parte è schierato il mio WWE Universo, ma anche il mio pubblico, che mi ha fatto stravincere. Vabbè, la puntata che di poi ho visto Raw che scorsa tu hai votato Raw, visto, diciamo. Ho votato Raw, ragazzi, c'è niente da fare, hanno fatto dei match pazzeschi. In confronto il mio main event è durato pochissimo. C'è niente da fare qua, ci è andata male con le simulazioni. Assolutamente. Non sotto il fatto delle storyline, perché ovviamente SmackDown sta sempre avanti, ma in fatto dell'ottavo hanno fatto dei match nettamente più belli a Raw. Questo assolutamente, ma anche la card era molto molto corposa. Qui addirittura questa puntata si apre con il nuovo number one contender al titolo di Seth Freaking Rollins, Finn Balor. Vediamo anche un po'. Qui rivediamo altri 9 match Finn Balor Rollins. Staremo a vedere. È arrivato Finn Balor sul ring. Era più bella la sigla di Raw. La team del Balor. C'è Balor, ragazzi. Non introduciamo niente, vediamo un po' cosa da dirci. Ragazzi, Finn Balor ha chiamato sul ring Seth. E poi iniziano a fare na. Ha chiamato sul ring Seth freaking Rollins. E indovina un po' chi ha detto? No. Che ne dici, Seth, di dare a questo meraviglioso pubblico già un anticipo, un antipasto di quello Oddio! Che vedremo domenica, la Great Balls of Fire? Ma perché lo difende? Lo difenderà il titolo contro Enzo Peppo. Però ovviamente Finn Balor è stato molto furbo. Ha detto: ovviamente questo match non sarà valido per il tuo titolo, però intanto vieni su ring, rispondimi, che qua siamo tutti curiosi di vedere se accetterai o meno la mia proposta. Vediamo un po' se Seth si farà vedere, si farà sentire. Risponde alla sfida Seth Freaking Rollins. Tanto anche la grafica da campione, stupenda sta cosa. Stai zitta, grazie, molto gentile. Seth Rollins è pronta a rispondere alla sfida di Finn Balor. Curioso di te, si dice sì, se faranno subito sto match. Però ricordatevi che il general manager sono io. Ragazzi, Seth Rollins è salito sul ring e ha accettato la proposta di Finn Balor. Tuttavia, quando si sono stretti la mano, perché si sono stretti la mano, a quel punto, dillo tu, è uscito il general manager. Ho detto: ragazzi, ragazzi, forse vi state dimenticando che qua la card la faccio io, qua decido io match. Buh, eccezionali da parte del pubblico, era tutto casato. E ho detto ai due ragazzuoli che stasera non si sfideranno tra di loro, perché uno sarà impegnato contro Bray Wyatt. Finn Balor giustamente sarà impegnato contro Bray Wyatt subito dopo questo segmento, mentre nel main event, indovinate un po', Seth Rollins sarà impegnato uno contro uno contro un altro avversario che non è Finn Balor, non è Bray Wyatt, ma Samoa Joe. Quindi, ragazzi, questa è una piccola rivincita per Samoa Joe, che ha l'opportunità di abbattere il campione universale a una settimana a Great Balls of Fire. No, perché ricordiamolo che la prossima puntata ci sarà Great Balls of Fire, Che su quale canale? È vero, sul canale, sul tuo? Sul mio, perché Money in the Bank è andato. Money in the Bank l'ho preso io. Ecco, quindi, ragazzuoli, main event da urlo, ma anche opener, perché Finn Balor dei Demon affronterà proprio lui. Demon? The Demon King Finn Balor. Questo è il suo soprannome. Cioè... Sì, vabbè, ma non è che entra Demon adesso. No, questo mi ero preso un colpo un attimo. Affronterà uno dei personaggi più misteriosi della WWE al giorno d'oggi, Bray Wyatt. Ragazzi, quindi deve entrare proprio lui, Bray Wyatt. Sei citato anche il papero al Bray Wyatt. È partito il papero, è partita anche la team di Bray fucking Wyatt. È partito il papero. Sì, senti, tutto eccitato per l'entrata Oddio! In scena di Bray Wyatt, ragazzuoli. Ma sta
Mi piace, mi piace la team. Mi piace la bello. Team. Mi piace la team. Un bel mashup eccezionale. Bray Wyatt, il papero e la team possono andare, ragazzuoli. Balor si stiracchia per bene. Bray Wyatt è pronto a colpire. Tutto pronto. Si comincia. Aspetta, comunque qua sarebbe stato fantastico. E invece no, perché subito intanto Bray Wyatt attacca il suo avversario. Ricordiamoci la storyline in WWE tra questi due mai terminata. Vero? Questo c'è da dire. Ma si sarà Abigail? Non c'è, non esiste. Bene, era tutto uno scherzo. Occhio qui, Bray Wyatt trollino. Che magari è suplex subito. Che inizio. Bene, bene. Poi Taunt. È un Bray Wyatt in forma. È da un po' che non vediamo Bray Wyatt dal match a 4 valido per una title shot al titolo di AJ Styles. Non so se lo ricordi. Lui però fallì perché vinse Curtis Axel. Mamma mia, amoroso, santo cielo. Non mi ricordo chi fu schienato. Spero non Bray Wyatt. Santo cielo. Guarda mamma qui mia. Spinebuster eccezionale. Chiamiamo King. Dropkick no, Evina Wyatt. Wyatt se lo carica, no, e neanche ancora di Wyatt. Guarda, bella reverse. Lotta di reverse, bella. Buonissimo, la dimostrazione dell'ex Universal Champion, il primo Universal Champion della storia, della verità, quindi DT. Ora ha una ghiattissima chance finalmente di riprendersi il titolo a Great Balls of Fire. Quindi abbiamo dato la title shot. E beh, qua funziona, ma se l'è guadagnata più che altro. Non so se in WWE riescono a mandarlo per il titolo pure quando se la guadagna. Sarebbe clamoroso. Mamma mia. Sarebbe clamoroso. Tralasciando questo, occhio qui ancora. Bella! Ormai sta incalanando. Manovre su manovre. Sì. Vada LeBron Finn Balor. Wow, che Finn Balor, ragazzi. Che Finn Balor. Vabbè, Wyatt non è da nulla. Non c'è da sottovalutare Bray Wyatt. Che sappiamo che pure lui ha dei comeback molto, molto pericolosi. Qua, pugnazzo in faccia. Chop! E dovrebbe aver perso il match insieme a Curtis Axel. Io dico, mi vergognerei. Guarda, intanto sono carico. Lui non si vergogna, non si vergogna. Intanto continua a fare downs on town. Ma se si incazza a Balor, deve far vedere lui le downs. Qui a Bray che continua la sua devastazione di Taunt. Ne fa una dopo l'altra. Ma nel roster di Raw c'è qualcuno che non fa Taunt? Che lotta e basta. Touch of Signature Move di Bray Wyatt. Ha affondato il colpo. Uno dei suoi colpi più micidiali. Cazzo. Trovami un po' il soprannome di Bray Wyatt. Divoratore. E ora si prepara a divorare Finn Balor con la sua sister Abigail connessa. Porca miseria quanto veloce. Uno, due. Oh, ci ho creduto. È resistito? Non è finita? Ci ho creduto. Credevo così subito. Arriva solo a conto di due qua Jawbreaker di Finn Balor. Che ora non mi dire. Non mi dire. No. Ce l'ha pure lui. Ce l'ha pure lui. Sì. Il dropkick contro quel paletto. Reagisce subito il Demon King. Oh mio Dio. L'ex Universal Champion. Paletto pure. Bray rantola. Cerca di fuggire forse. No, ma ci finisce. Ci finisce. Ci finisce. Ci finisce. Se la carica. Bella. Finisce. Bella. Che reazione di Balor. Uno. Due. Due. No. Mamma mia, ma chi se l'aspettava questo comeback? Così, si è alzato dopo che ce l'ha presi fino a mo. E guarda che ti ho detto, sì, Taunt, non è finisher. Taunt, e guarda la differenza, non ci voglio non ci posso credere, Slingblade. Mamma mia! Slingblade. Ma cosa? È un fire, è un ma fire. Ma quando è successo, Finn? L'irlandese è un fire, attenzione a Bray Wyatt, ma un braccio teso di Finn, che lo asfalta. Occhio ragazzi, che informa Finn. Può di nuovo mettere un altro pesante timbro. E infatti è così. Bella. Irish Whip. E si prepara il dropkick dall'altro paletto. No, che fa? Sì, 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 lo fa. Ha cambiato la telecamera. Di solito fanno i zoom mistici. Mamma mia, dopo il dropkick. Ragazzi, ma da dove le sta tirando fuori? Che ho subito fino adesso. Caganata. Seconda finisher. Un'altra cupo fra. La carica, la carica, la carica, la carica. Ha preso Bray Wyatt. Nato Rizzella all'allato. Due, tre. No, no! Neutralizzato, stavo per dire. Ma neutralizzato il cazzo qui. Ma che cosa sta succedendo? Non ci posso credere. Non va. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Ancora. Ma da dove?
me le sta tirando no, fuori. No, ah, no, e ho capito, non è possibile. Occhio, no. L'ha preso al volo. Powerbomb. L'ha preso al volo. No. Lo riesce anche. Mamma mia, se l'è modellato sulla schiena come meglio voleva. Attenzione, sulle spalle. E ora va, va, va. Mamma mia. Signor Bomba di Bray Wyatt. Bella, ragazzi. Ma cos'è, una sfida tra Signature e Uno, Fischer? Due. Kick out. Ma adesso va la sister. Cioè ora la sister. Non abbiamo visto altre mosse. È una sfida. Porca miseria. Ma poi è Roman Reigns contro Brock Lesnar praticamente. Ecco. Guarda su, che mamma mia, oh, come ce l'ha scalentato l'altra. Ecco, arriva, dicevo, anche, arriva anche la sister. Dicevo, c'è una reverse, c'è una reverse, c'è una reverse, mamma niente mia, reverse. Quanto veloce, guardalo. Bray Wyatt abbatte Finn Balor. 1, 2, 3. Che match. Bray Wyatt si rilancia ad Awesome Raw battendo il Demon King. Finn Balor. Che match, raga. Cioè, abbiamo visto solo Fischer. A colpi di Fischer, guarda qui, ce lo dico. Brock Lesnar, Roman Reigns, chi? Porca miseria. Vittoria importante di Bray Wyatt. Lì notiamo Balor completamente disteso al suolo, molto provato da questa contesa. Non so se non si aspettava un Bray Wyatt. Ma strepitoso. Rantola fuori adesso. Mamma mia. Mamma mia. Andiamo avanti. Wow. Te lo ricordi? Big Cass dovrà affrontare tre uomini. Ah, Big è vero. Aiden English e Cesaro. Povero Big Cass. Colui che ha fortunato Sheamus adesso se la verrà con Cesaro e altri due uomini. Nonché i campioni. Povero Big Cass. Nonché i campioni di coppia. Povero Big Cass. Poi dite a me che c'hai i Golden Truth, no? Di Aiden English. Tanta roba Big Cass. Quanti like, scrivetelo sotto nei commenti, quanti like daresti a Big E? Infiniti, non si può neanche scrivere secondo me. Intanto qui si sta caricando il tutto. Ce la farà secondo te Big S a rispondere a questo 3 contro 1? È impossibile. Come fu, fa? Fu così che ti asfalta tutte e tre. Immagini. E lancia un messaggio a Revival. Io non voglio essere licenziato. Indovina un po' chi è prima di entrare. Proprio lui. Davvero, oh mio Dio, pure entra per primo, proprio senza paura. Fischi del pubblico. Anzi, qua un po' è saltato, gran parte del pubblico è saltato, ma dubito che sia così per i nostri fan. L'ho visto nel sondaggio, sta vincendo i Revival. Non pensavo che i Revival fossero così tanto amati. Forse wow, la loro costruzione sta portando anche a questo. Intanto qui Big S è molto tranquillo però. Beh sì, devo affrontare tre persone, tutto a posto. Tre persone di cui due sono campioni dei coppie, quindi fondamentalmente non è molto bello. Ma che sfida brutta, cioè io fino agli handicap, ok, ma così tanto. Aiden English e guardali! Lo zompo! Mamma mia, guardali che belli le cinture però. Mamma mia, ci danno di stringo il braccio, tutto carichi, belli carichi, belli carichi. Faranno un favore a Cesaro, a colui che gli hanno dato poi dall'altro la cintura. È vero. Sì. Cesaro ormai privo del suo partner infortunato. Povero. Ora entra quindi da solo. Vediamo un po' l'entrata di Cesaro in singolo. Si mantiene vestito. Mantiene lo stesso stile. Mantiene lo stesso stile. Guarda lì che tamarro che è. Volevi du, 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 du. Mamma mia. Si strappa, si strappa. Sì, sì, si strappa. Guarda qui Cesaro, Cesaro Section. Section on fire. Bellissimo. Cesaro. Ci è mancato Cesaro un pochino dopo l'infortunio di Sheamus. Eccolo qua, Big Cass contro Aiden. Mi mandano Aiden English come primo. Tutto pronto, si comincia. Ed Aiden prova subito. Mi sa che è meglio che dà il touch da a Cesaro. Vogliamo ciao. Cesaro contro Big. Guarda, guarda, lo va a prendere però. E tra l'altro lo va a prendere. Big Cass è partito un quinto. Giustamente deve approfittare di questo fatto che hanno mandato Aiden English per primo. Però Aiden si fa valere. Occhio! Tornano sul ring. Addirittura. Aiden rispinge sul ring il corpo di Big Cass. E poi guarda. Mamma mia, vuole vedere. Vuole far vedere che. Entra, entra Cesaro. Cesaro contro Cass. La sfida che ci interessa di più. Cesaro va subito dal paletto. Ne approfitta, me l'ha messo proprio lì. Tiene anche mamma la town mia. Carico, carico Cesaro. Vuole vendicare l'infortunio. Povero Big Cass. No, no, povero Sheamus.
povero Big Cass. Occhio qui a Cass che agisce. Accarezziamo anche il cane. C'è anche tutti ce l'abbiamo. Big cane. Big dog. Ecco. Big Dante. Ecco. Ci voleva proprio. Occhio qui a Chiesa che tanto domina l'avversario Russell Exico e anche la parte sua, ma lui non riesce a rodeare. Immagino, cioè, manca solo un gatto che entra e fa gnamia. Se ne va. Abbiamo fatto tutto. Tutto ed è più, già sta qui. Guarda Cesaro! Mamma mia, Cesaro comunque. Bellissima questa manovra. Certo che in singolo Cesaro può fare davvero tanto tanto bene. Bella, qui bella. Guarda come gira il Chiesa che però se ne esce e poi swing in neckbreaker. Swinging neckbreaker on the line. Aiden cerca un po' di incoraggiare Cesaro. È entrato un po' nelle grinfie di colui che ha fatto la Sheamus. Ragazzi, Big Cass on fire. Vuole il touch. Oh, su Biggie. Big E, l'uomo più devastante forse di quel team. Vediamo un po', subito spallata l'oggetto a terra. Mamma mia. Mamma mia. Devastante. Big. It's a Biggie day. Sì, devastante, guarda pure i pugnazzi in faccia violentissimi. Occhio, qui a Big E! Belly to belly suplex! Che manovra, ragazzuoli, da parte di Big E! Complimento a fare, attenzione, qua dovrebbe tentare qualcuno. No, Big S lo porta all'angolo e lo pista! Lo pista per bene. Occhio lì a Big S. Guarda, ginocchiata! In pieno volto, questa fa male. Forse Big S ha raggiunto abbastanza, abbiamo una signora move, ma qui Big E... Stavolta lo frega. Touch con Cesaro. Cosa posso combinare con Cesaro? Lo lancia. Cesaro si adatta a Big E. Ma ragazzi, che wrestler. Guarda qui. Scatenato adesso. Lo visto. Svizzero. Il Superman svizzero. Il cyborg svizzero. È tutto svizzero, insomma. Ancora stavolta. Che cosa. Calcione di Big E. Che poi. No, si stanno divertendo. C'è mosse per tutto. No, Richesse non c'entra in sto giro. Richesse non c'entra in sto giro. Applaude ad in English. Però qua Big E fa della sua big ending. Asfaltato. Big S. Uno. Due. Tre. No, no. Ancora qualche energia il nostro Big S. La reazione. Pochi. La reazione. Poche ma ne ha. Del partner di Enzo Amore. Che qui forse potrebbe andare con un altro Russian Leg Sweep. Ma ce l'ha sicuro la signora. Tipo fai Big S. Che quello fa? S-A-W-F-D So pensavo che avesse preso di me. Vero? Guarda quanti pugni per il faccione di Big E che viene scaraventato al suolo. Occhio. Ancora backbreaker. No, no, no. Qua lo scaraventa a terra. Big S è provato. È provato. Era un attimo svenuto. Uno. E questo è tutto dire, ragazzuoli. No, che non ha niente di prenderlo con una big boot in corsa. Spatto i piedi perché sono gazzato. Pensa un po' a una big boot in corsa da parte di Big Cass, quanto lui fa male. Madonna. Attenzione, mossa combinata. Yep. No, riuscì per dall'altra parte. Poi spallata, sì, violentissima. Ragazzi, Big E. Ah, povero Big Cass, dai, contro tre. Esagerato. Finisher, no, Big E si libera, Big E si libera, che... mamma mia quanto è scatenato, l'ex member di New Day, Angle Slam on the line, e poi spacca pure il braccio, occhio ai, vediamo un po', occhio ai, senza Big, qua la famosa cambiare, forse anche quella risolutiva, no? No, reverse con un 74 di piede in faccia, ma belli tu belli il suplex. Ma che hai fatto? Mi ha messo il piede in faccia, ora te faccio vedere io. Gli ha fatto un belli tu belli, ma ne ha fatti già due di belli tu belli suplex. E forse qui, io non so cosa voglia fare precisamente il Big E, forse una mossa combinata decisiva con Cesaro? Attenzione, Big E cambia partner. Guarda che stanno a fare! Cesaro, ma giustamente vogliono far vendicare anche un po' lo svizzero e fanno anche bene. Guarda qui che ti combina. Mamma mia. Non ci credo. Powerbomb. Porca miseria, che bella. Che bella. Simply wonderful di Cesaro. Se pin è finita. No. Mamma mia. Dimostrazione di forza. Guardalo. Non ci credo, ne fa tre di fila. Guarda come si pompano le vene. Anche una terza, pubblico on fire per Cesaro!
Che spettacolo, ragazzi. Mamma mia pure. Nient'altro. E la chiusa con la neutralizer. No, no, lo vuole far cedere. Lo vuole far cedere, vuole far dimenticare così il suo partner. Vuole far cedere Big Cass. Completamente cede. Demolito, cede subito. È incassato troppo. Però questa sfida, diciamo, general manager, troppo. Vince il team Cesaro. Non c'aveva speranze. Bene così, se voluto mettere contro il sistema. Il sistema. Queste sono le conseguenze. Mamma mia, che match, ragazzi. Guarda qui Cesaro. La forza dimostrata da Cesaro in questo match è incredibile. Ed ne esulta come se schienato lui. Vabbè. Abbiamo vinto, campione del mondo. Si danno il 5 tutti quanti. Big E esulta. Guarda, anche nel modo della tira. Bene, bene, bene. Cesaro va a dare la mano a Lina in English. Ma qua, tutti quanti, si abbraccia tutto qua. Si chiude come al solito i match a tre. Mi sono sì, sempre così. Tre, siamo figli. Chi è? Chi è? Guardate che fisicaccio. Andiamo avanti. Ragazzi, c'è The Miz. Caricamento praticamente fatto. Vediamo un po' cosa vuole il The Awesome One. Che comunque sta dicendo la sua in questa settimana. Anche se non è nel giro di dollaro. Sta dicendo la sua. No. The Miz anche col microfono come al solito con la M. Con la Davide, no. Il simbolo, il logo della Davide al contrario che fa la sua. No, non era The Miz. Fatto molto bene, guarda. Oh! Frecciatina, ma tanto qui The Miz si prepara ad entrare ed è pronto anche a parlare. Ragazzuoli, The Miz ci ha fatto giustamente notare che in questa settimana ha asfaltato due volte il number one contender al titolo di AJ Styles. Wow. Cioè, giustamente tu direi, beh, pure io potrei batterlo, no? Ma ha fatto anche notare che, visto che lui l'ha battuto due volte, si merita una chance. Si merita una chance. Vuole entrare in quel match, vuole riprendersi il titolo intercontinentale. E per farlo, ha detto, è pronto a tutto. Quindi, general manager, poni le tue condizioni. Mi ha detto, sai cosa gli ho risposto io? Perché ovviamente sono intervenuto. Sai che ho risposto io? Preparati, Miz, però non è imminente il tuo match. Sì, perché questa sera fai un match. Sarai in mezzo a Elias e Bobby Roode, quindi avremo un triple threat. Il vincitore di questa contesa si aggiungerà alla sfida a Great Balls of Fire tra AJ Styles e Curtis Axel. Quindi title shot importantissimo per il vincitore di questo triple threat. Evidentemente non sono ma sì, qui a Awesome Raw spuntano gente a caso nei match. No, mi piace, Elias e Roode, la moglie se ne stanno dicendo a destra e a sinistra. Beh, bello, mi piace questo. Tu rosichi perché sai, perché la presenza di Demiz potrebbe dare un pizzico molto, più a quel match. Molto profonde queste storie. A quel match, SmackDown, a Great Balls of Fire. Rosichi tirano le persone a caso. Staremo a vedere se Demiz a caso riuscirà ad arrivare la sfida a Great Balls of Fire, oppure ci andrà Elias, oppure ci andrà Bobby Roode. Cazzo, allora riusciremo a lasciare Bobby Roode? Staremo a vedere. Ah, mi sono scordato di dire che ho aggiunto anche un'altra cosa, che il match non sarà imminente soltanto perché ho avvisato John Cena che affronterà Dolph Ziggler in uno contro uno, ragazzuoli. Quindi il prossimo match è John Cena contro Dolph Ziggler. Che roba che mi sto tirando fuori. Guarda come c'è rosica, raga. Una card pure sta settimana incredibile, eccezionale, awesome. Il primo ad entrare c'è scritto John Cena. Travano. Il leader della Nation. Travano. Ancora non è pronto a dire Travano. Martello. Fratelli Martello. Cacciavite. Eccolo qui, John Cena, che settimana scorsa in coppia con Roman Reigns ha perso un 2 contro 2 proprio contro Jericho e Dolph Ziggler. Jericho e Dolph Ziggler, che tra l'altro il pubblico si è lamentato che tu ti sei schierata un po' troppo con Jericho e Dolph Ziggler. Come mi sono schierata? Sì, esultavi tantissimo ogni loro manovra. Ma non è vero? No. Ma quando? Tanto qui John Cena ha fatto la Ma se mi metti John Cena e Roman Reigns, scusami, eh? Ma come si fa? E Ziggler Jericho? Vabbè. Entra proprio lui, il primo citato, Dolph Ziggler. Mamma mia, cioè, lì c'è Jericho che fa bravo, bravo, bravo. Grazie a te, sono Siamo rinato. Forti. Insieme stiamo spaccando il culo a due top star della WWE. Ma Drewky? Ma chi è Drew? In effetti, in effetti. Occhio qui, John Cena parte, Dolph Ziggler, tutto pronto? Si comincia! Mamma mia! Ed è subito! No! Dolph Ziggler con l'altro kick a mettere un po'. Dove cazzo sta Jericho? Tanto qui Facebuster! Dove cazzo sta Jericho?
Dove cazzo sta leggendo? What the fuck? Che ho appena visto? Superman! No, vabbè. Ho visto. È rimasto Superman sulla rampa, l'hai capito? Sì, e poi si è trasportato tipo Superman con le braccia così, capito? Vabbè, torniamo al match. Me la clippi questa? Sì, sì, la farò inquadrare sicuramente. Qua Ziggler intanto manda al tappeto. Già ti sento che se Ziggler batte John Cena, qua stanno cambiando molto le carte. Vero? In tavola, eh? Quanto qui Ziggler infierisce sul dal Super Cena che non perdeva un match all'inizio anno. Siamo arrivati a un Cena che fatica. Anche perché comunque ha perso solo un match fondamentalmente. Quello... Oh, ho visto! Oh, oh! Powerbomb! Di solito siamo abituati a vedere l'Orcherana di Cena, lì invece no. Ziggler lo afferra e ha fatto una powerbomb incredibile. Ecco qui a Cena che viene rialzato. No, no, reagisce. Uppercut di John. Che poi forse va con la... No! DDT, stavo dicendo la Fisherman Suplex, la suplex del pescatore invece ha optato. Guarda lì, guarda il fan di Seth Rollins che fa... A merda! Ci sono anche tante magliette per Cesaro. Intanto qui comunque Ziggler riesce! Guarda! Bella, bella Ziggler, bella! Se ne esce bene la situazione del Sempre in follow 1! Vabbè, dai! Ha fatto una bella manovra, ma forse ha tentato. Se ne è di nuovo uccisa dalla barbera, ha detto sì, Ziggler! Che là si è steso, infatti, guarda, anche una bella down. Cesaro si rialza. Per sentire meglio la barbera? Occhio qua Dolph. Mamma mia, lo appende e lo lancia. E lo scaramenta al centro del ring. Dolph è davvero ben messo da quando è in coppia con Chris Jericho. Qua German Suplex. Bello, buon match. German Suplex. E non è finita qua, forse ne fa un'altra. Oltre che e arriva la Famous. Mamma. Occhio qui, forse qua la fa. No. Abbiamo parlato di Cesaro, ma anche Cena, ragazzi, ha davvero mosse interessanti quando si tratta di applicare un po' di forza. Però Ziggler dice, ma che hai fatto? Swinging! Swinging 1! Sono un fire! È un fire, detto bene. Attenzione, prepara detto la zigzag, bellissima, la settimana scorsa l'ha applicata da nulla. Andiamo a passare adesso qui, cosa combina? Zigzag! Bella! Zigzag! Attenzione! Jericho esulta, forse il match è già finito. Vediamo un po'. Uno, due, tre. Reagisce Cena. Reagisce Cena, ragazzi. Ziggler però non sembra comunque demotivato da questo kick out di John Cena. Ora va addirittura al paletto. Dice bene, così ne posso fare un'altra. Sarebbe stato epico. L'arbitro, datemi le va. E che è successo qua? La reversata, non gli ha permesso. Qua vediamo un po' se mentre la fare Cena. Non mi dice. 619. No. No, quando si mette così no, che le spalle le no, fa pure no. Adenauer, arriva no, lei, ehi, Adenauer! Cala. Jericho Madonna, 1, 2, oh, eh, kick out, ormai... ha incassato una cosa. È carico però, Cena, anche lui se ne sbatte altamente del kick out, perché sa che ormai è entrato nel circo vizioso, spallata, spallata! Niente. E poi? La finisce. Back, suplex. Sappiamo benissimo che ora è l'ora della... Ma tu non la fa più la Five Angle Shuffle. Suplex? Suplex? No! No! Bravo, addome, batti di Dolph. Bravo, Dolph! Reagisce Cena! Arishwip! Vediamo un po' cosa si inventa. Il rapper bostoniano! Guarda lì! Magari casa qui. No! La operazione del paletto più alta. Arriva. Arriva il superplex. Arriva il superplex. Intanto mi sono pure sistemato. No. Oh no! Arriva lei! Lei! Lei dal paletto! È finita. Torna a vincere John Cena e lo fa con stile. Con una AA dal paletto. A meno che Jericho Madonna. Uno, due, tre. Troppo devastante la AA dal paletto. Torna a vincere. Incredibile. Incredibile. Rivincita di Cena, quindi, che batte Dolph Ziggler in un buon match. Un buon match. Addirittura ha dovuto ricorrere la AA dal paletto. 1, 2, 3. Wow. Certo, un 2 AA ha fatto, ma secondo è stato più devastante. Molto bella, molto bella. Vediamo post Great Balls of Fire cosa faranno. Intanto qui è arrivato il match. Poco, poco.
Marco Jericho in realtà, eh. Sì, non è l'altra volta è intervenuto la grande, esatto. Ha cambiato le sorti del match. Qua non ha fatto niente niente, infatti questa è costata la sconfitta a Ziggler. Ma qui siamo un altro match. C'è Elias, c'è Bobby Roode, c'è The Miz. Chi secondo te, chi andrà ad aggiungersi alla sfida tra Curti Sachs e Aggie Styles? Curti Sachs e Aggie Styles e Elias sarebbe tanta roba. Dici? Troppo Bobby Roode, cazzarola, sarebbe figo. Bobby Roode non vincerà mai. Attenzione! Attenzione, si è schierata. E chi è il primo ad entrare da questi tre? Bobby Roode. Oh! Guarda, sei imparata di disposizione. Ero. Bobby Roode è il primo a rientrare in questa momento. Hai avuto un attimo Elias. Sì, vero. Con Gigio che diceva Ladies and gentlemen, Elias. Ma non è vero, perché c'è quell'altra. Quindi non so se spengo le luci quella. Roode è qui. Vediamo un po' se adesso entra allora quello appena Elias citato. Elias si prepara? Sì. Elias. Vabbè, vedi, però vedi, è molto più facile. Sì. Vediamo un po' l'entrata di Elias. Munito anche di una chitarra, sì, che poi sparisce sta chitarra. Vero, però, non si sa dove va, però. E potevano dargli però Elias una botta alla chitarra. Cioè, no, che ci mettevano a trasformare un candlestick in chitarra? Ma perché c'hai i soldi appiccicati sulla chitarra? Che tanta roba, già hai vista l'altra volta. Ah, sì? Ogni volta rimango sorpresa di questa cosa. Sì. Bene. Terzo ad entrare a sto punto è proprio lui. Curti Saxel! No, The Miz, il mentore. Mannaggia. Vediamo un po' qui. Il mentore? Ti picchia se dici queste cose brutte. Dici? Mi viene a cercare. Mi scrive su Instagram. Oh! Che cazzo stai di? Eccolo! Awesome! Eccezionale. Bello. The Miz senza Bo Dallas. No, non potevo manco indagliarlo in questo match. Povero sanno, no? Bo Dallas. Tutto pronto, Bobby da una parte. Guarda, e Elias dall'altra. Già i due si guardano, ma di nuovo come se sdrumiamo per e bene. E The Miz, vediamo un po' se sarà il più furbo. Subito va a attaccare Elias. No, Elias invece preferisce il saltino della vita e poi si gira e dice ah vabbè allora fate voi. Però non si mette in mezzo, faccia caso, ancora non si mette in mezzo. Qua viene Elias, però lo frega un po' buggato. Ho detto che vincerà Elias. Lo vedo cazzato. E ora dice vabbè allora fate voi. Fate voi. Certo, si schierano tutti e due contro Elias. Forse povero Elias. L'unico, chi gli ha fatto? L'unico vero face di sta contesa, non in questa gemunda. Lui dice vabbè, verso sotto famo qualcosa. E c'è DN dei Miz sotto, swinging, neckbreaker, figuraccia di Roode. Che prima stuzzica. E poi Elias fa basta, è finita. Yeah, l'ha detto. Tra l'altro DDT in corso. Oh, DDT in corso. Bella questa sensazione. Finisce sull'Ebron The Miz. Ecco, ora addirittura scaraventano fuori qua Elias, va. Mamma mia, Elias on fire. Non mi dici che si proietta contro Ole. Mr. Dropkick dietro la schiena. Occhio. Oh! Boh, adesso è The Miz che ha preso in mano. Non se l'aspettava. La contesa. Glorious One. Non ha capito manco che è successo. Don't touch the Moody Media. Non so se tu hai visto quel cartellone. Intanto adesso se ne alza un altro per Elias. Qui tornato di DT. Con essa. Bello. Miz lascia il segno, Elias si aggiusta, ha detto mo li strumo. Ma vado dietro, nessuno mi vede. Dai, mi starà a cagà. Oh, mo mi scaldo i muscoli. Ecco. 1, 2, 3 e 4. Okay. Chop. Ok, Elias. Guarda! Mamma mia, che bella! La spalla che a me mi fa pure male adesso. Vede queste cose, poi me. No. Che vuoi fare? Miz rantola fuori dal ring. Direttamente dice, se ne va, vado via. Non si può lanciare da lì. È troppo lontano. Si può lanciare da lì, non avrebbe mai preso. Però la figuraccia la fa sempre Roode perché dorme in piedi. Addirittura qui si fa una corsetta e poi altro che Braun Strowman, ragazzi. Altro che Braun Strowman. Running, Power Slam, 1. No. 2. Stavo a dire 2, mi è rimasto qua. Oh, se gli era passato. Mi era passato. Mossa combinata. No, sì. Oddio, lo tiene. Ho detto è mossa combinata. Asphalt. E poi lo tradisce. Finalmente forse vediamo Roode intelligente. Connessa questa bellissima manovra da parte del Glorious One. Sì, e ti dirò ancora di più. Continuerà ancora a infliggere manovre al magnifico, no? Pensavo un attimo che questa cosa si divertì da nulla. Invece va qua suplex. Mamma mia. C'è Roode. Lentino. Sì, molto più lento rispetto a Denis. Glorious. Se si prepara la Glorious DDT. Ha dato uno spoiler? No, hai sweep. E poi Elias attacca Miz. Ma perché
che è un bel tag team, Rude Lions, che uno fa tata e lui fa Glorious. Cioè, sarebbe, mi piace. Rude Lions mi piace. Che ne so, che alla fine non diventino migliori amici quanto Showbreaker, un po' a smentire il tutto quello che ho detto. Occhio qui a Rude, adesso lo carica anche sulle spalle. Se rilassa, bella sta manovra. Bello. Oh, morivo io. Oh, ma che puoi fare? Attenzione, va di due fifola! Quella è la signature move di Bobby Roode, che ora dovrebbe avere il can, anche la Spine Buster! Anche la Spine Buster! On fire! Bobby Roode li ha stesi tutti e due! Quando parlo io... Joe Breaker di Remix! C'è il contrario! Come al solito, forse qui c'è anche... La Skullcrushing! 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 No, no! La riversata! E ora? Swinging! Bello anche questo match, ragazzuoli. Ed Elias fa un giretto. No, va dal paletto, ma fa forse la cazzata più grande. Cade anche tutto il due fuori. Poteva fare una cazzata più grande. E Demizio dice, ma visto che t'ho combinato? Adesso lo va a prendere. Lo va a prendere, perché Rude è più provato di Elias, sicuramente. Guardali. Si danno appuntamento, Rude e Demizio. Demizio viene rilanciato dentro. E occhio, perché ricordiamolo, Rude ha due finish al sicuro. E una, eccola qui, Glorious DDT, e Elias fatica a rialzarsi, potrebbe essere finita quella contesa, vediamo un po', 1, 2, 3, Bobby Roode, tu hai detto è possibile che vinca Bobby Roode. Quando parlo io succede sempre il contrario. Bobby Roode va a Great Balls of Fire, Marca, schienando The Miz. Qua vediamo la Spine Buster. Ah, proprio lui, proprio Mike Misanin. E poi la Glorious DDT. Poco dopo, ancora Glorious DDT. Alla fine ci va lui. Chance importante per Bobby Roode, che quindi si inserisce tra Curtis Axel ed AJ Styles. Vabbè. Per il titolo intercontinentale. Il titolo intercontinentale. Ragazzi, Bobby Roode ha preso il microfono, noi stoppiamo, nessuno dice un sacco di cazzate, e ragazzi ha detto di voler prendersi il titolo intercontinentale. Avrà già due Glorious DDT da fare sia da Jay Styles sia a Curtis Axel, e lui si prenderà il titolo proprio del primo citato. Ovviamente Roode dopo il match si è fatto dare il suo microfono. Ha fatto una canna più che altro. Non mi, Dici? Guarda, tu Yass, tiravi almeno secondo me questo. Uscirà da Great Balls of Fire con il titolo. Ti ricordo che dovremmo fare anche i pronostici di Great Balls of Fire. Sì, siamo giunti al main event, ragazzuoli. L'annunciato, siamo a gioco contro Seth Rollins. Gran match a livello di lottato. Siamo a gioco dentro anche me buggo con qualsiasi cosa ci sia nel ring. Seth Rollins, secondo te, riuscirà a vincere il dispetto di Balor, che ha perso contro Bray Wyatt? Spero, se il campione perde questa è tosta, Se il campione perde è brutto. Dici, a livello morale potrebbe essere molto molto brutto, ma anche per Balor comunque secondo me è stato brutto perdere contro Bray Wyatt, che si è preso comunque una piccola rivincita, ci pensi bene, dalla sua storia. Una grande rivincita. Bene così. Una puntata per Great Balls of Fire si è presa una grande rivincita. E pensa poi se Finn Balor va a vincere il titolo universale. Wow. Vediamo un po' come va a finire. Di certo adesso è il turno del campione universale di Awesome Raw, Seth Rollins, che sarà anche il primo ad entrare in arena. Qua ci prendiamo lo stacco e Burn It Down! Seth freaking Rollins con la maglietta Monday Night Rollins è qui. Tornata. È qui. È pronta a commentare questo match eccezionale, veramente. Sì, perché tanto ci sarà da ridere. Dici? Beh, siamo a gioco, non deludo mai. A livello comedy, proprio. Un personaggio comedy in questa giornata. Siamo a gioco. Eccolo qua. Guarda lì. Eccolo Samoa Joe. E che ho finito la voce, che ho fatto? Ti sei emozionata a pensare all'eventuale match a Curtis Axel e Gestiles e Bobby Roode? Oh mio Dio. Dall'acqua a peonia si comincia. Seth Rollins contro Samoa Joe. Siamo attenti a questa contesa, siamo attenti a questo main event. Subito Seth Rollins. Power stavolta. L'angolazione è quella giusta, è quella stupenda, è quella che ci l'abbiamo permette. L'abbiamo vista tutta. Che inizia bomba il nostro campione, ragazzi. Ma stiamo scherzando? Abbiamo visto benissimo l'impatto che ha avuto la schiena di Joe contro il mat che ricopre la parte esterna del ring. Guarda, però mo gli spacca
il naso, che lì come fai a non romperti il naso? Che inizio di match comunque. Mamma mia, ho detto il paletto. Io pure l'avevo visto. Sinceramente l'ho visto anch'io. È tosta. Quasi subito Joe, se lo carica però power. Guarda. No. Rollins fugge via. Appena iniziato il match, ho detto, siamo... Stai buono! Guarda che stanno a fare sti due. No, incrocia, carica. Aia! Il ginocchio. Che tra l'altro sappiamo che Seth Rollins soffre davvero molto per quel problema. Madonna, cazzo, lo scaramante da parte dall'altra. Certo che Samoa Joe ha iniziato più o meno come Bray Wyatt in maniera devastante. Però Bray Wyatt alla fine ha vinto. Se qua vincesse Samoa Joe sarebbe un po' dei problemi, cazzo. Perdono sia Balor che Rollins in vista del turno. No, assolutamente no. Occhio qui. Guarda come lo scaramante da parte dall'altra in maniera incredibile. È un Joe on fire. Azione finalmente del campione Sling Blade. Messaggio a Finn Balor. Questo Sling Blade è anche di Balor. Già, va per il pinfall Seth Rollins. Uno. No, vabbè, normale, dai, troppo presto. Si è preso, secondo me, una piccola rivincita sul momento. Perché Balor, Rollins deve dimostrare di essere più che attivo. E lo fa adesso dal paletto. Avada Kedavra! Bella ragazzi. Dove stanno andando? Si combatte fuori dal ring, ragazzuoli. Guarda. Sono sta a morire. Mamma mia. Attenzione. Certo, su quella parte dello stage deve fare proprio male. Forse adesso Rollins ributterà il suo nemico verso il ring. No, continua a infilire lì. Mamma mia. Attenzione, un count out. Quanto sta? 7. No, sì, dovrebbero tornare forse in tempo. Là, ragazzi, si sta facendo tosta la sfida di fuori. L'arbitro, quanto dà? 8. Ma si torna su ring. Certo, se si danno questi colpi probiti di fuori, si fanno ancora più male. Guarda qui che ti comincia a Joe. Guardalo. Attenzione, Joe. Giù in questo main event c'è, guarda lì, sembra quasi che volesse già architettare una taunt in vista della sua finisher. Occhio a Rollins. Rollins! Guarda, Super kick by Seth Rollins, che si porta il suo avversario al centro di... No, prima finisher, no, neanche sì. La rialzata è finisher! È finita, ragazzi! Uno, due, tre! No! Ha resistito a una finisher. Cioè l'ha rialzato che ha fatto la finisher, ma non detto, è stato... Veloce. No. Però niente. Non è stato decisivo. Qua spallata di Joe che si esalta. Sono resistito, sono troppo forte. Però non lo sa che deve vincere il match per essere super forte. Occhio qui a Samoa che va di Irish Sweep. E poi si... reazione di Rollins. Che poi però finisce nel belly to belly. Guardalo. Mamma mia, quanta potenza Samoa Joe. Occhio a Joe, lo rigira, che mentre a fare Chimera Plex. No! Bella. Si è liberato Seth Rollins, ora può approfittarne, pugnazzo. No, Irish Whip di Rollins, gli dà anche un colpo. Mamma mia, poi... Bella. L'abbiamo vista fare anche a Finn Balor questa manovra. Ecco, ora si prepara, si scalda il super kick. La suola di Seth Rollins conosce di nuovo la faccia di Seth. Sì, di Seth, di Samoa Joe. Uno, due, tre. No, vicinissimo. Ragazzi. Vicinissimo il tre. Seth Rollins. Attenzione. Cazzarola. Due finisher, non può uscire. Uno, due, tre. Vince. Una, due. Rollins. Mamma mia, che vittoria. Mamma mia, ragazzuoli, guardiamoci un po' di replay. Il main event va al campione universale. Qua si è liberato benissimo. Si libera qua. Sì. Super ragazzi. Kick. Samoa Joe ce l'ha messa tutta. È uscito anche dalla finisher. Nulla da dire. Però la seconda. Questa è stata devastante. L'ultima finisher ha abbassato, annichilito le probabilità di vittoria di Samoa Joe. Vince Seth Rollins, ragazzi. Finn Balor! Demon Balor! Incazzato! Demon Balor! Asfalta Seth Rollins! Porca miseria! No, vabbè, sono stronzo, dai. Demon Balor! E guarda, dentro l'abbiamo vista proprio da Finn Balor. Mamma mia, sei un bastardo. Demon Balor è tornato per la sfida contro Seth Rollins. Si è cazzato mai il pubblico. Invisibilio, guardalo, guarda, sta perdendo!
a calcioni e va anche per la Cubo Fra. No, no, l'arbitro dice scendi, scendi, scendi. Se lo guarda, se lo guarda, forse la devi, in verità zoomerebbe sull'espressione di Balor, invece qua no, non c'è zoom. Studia, studia Balor, l'arbitro dice basta, finitela, finitela. No, Balor scende, Balor scende. Ok, Balor questa volta, stavolta va sulla terza corda per la Cubo. Oh Fra, guarda che quadratura! Finn Balor asfalta il campione universale, match, rematch, messaggio lanciato da parte di Demon Finn Balor. Cosa ci aspetta? Get the Balls of Fire! Bellissimo, 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 non aggiungo altro. Mi raccomando, spolliciate una cifra per questo awesome Raw, andate a guardare anche, ovviamente, Fenomeno SmackDown Live e poi votate nel sondaggio che troverete in descrizione. Fai schifo. In descrizione, ovviamente SmackDown Live lo trovate nelle schede, ma ragazzi, da questa puntata il voto a Awesome Raw è obbligo. Fai schifo. E sarà obbligo anche seguire benissimo Demon Finn Balor contro Seth Rollins. Fai schifo. Spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, anzi no, ai canali, se non avete già fatto, da... Mi fai schifo. Dammi il tutto. Too sweet. Mi fai schifo.